Siano lodati Gesù e Maria. Celebrare la Santa Messa e quindi anche poter fare un po' di riflessione al termine di un pellegrinaggio ha certamente dei vantaggi indubbi, che è quello di poter fare un po' una sintesi, una rievocazione delle grandi grazie che anche oggi il Signore ci ha fatto vivere. Penso che le abbiamo colte un po' tutti, come sempre, io ormai sono anni che faccio queste cose. Ogni pellegrinaggio lo prende il nostro Signore e lo porta Lui. E io ho imparato che non organizzo nulla, d'accordo? Ecco. Allora, com'è andata oggi? Sul pullman abbiamo sentito un'ampia testimonianza biografica, che abbiamo fatto bene a sentirla perché non ce l'hanno detta, quindi che ci ha fatto inquadrare bene chi è stata questa donna, Madre Speranza. E la testimonianza si riassume in alcuni tratti caratteristici. Un'anima cara al Signore, che ha avuto tantissimi fenomeni straordinari, noti, la maggior parte dei quali nella letteratura spirituale, avversioni da parte del demonio, chiamata da Dio a fare una cosa grossa, il primo santuario al mondo dedicato all'amore misericordioso, un'opera contro cui il diavolo si è messo di traverso e gli ha fatto la guerra in tutti i modi possibili, diretta, attaccandola direttamente, e indiretta attraverso le persecuzioni anche da parte, come sappiamo, delle autorità ecclesiastiche, e le ribellioni e i tradimenti. Nel Vangelo di oggi Gesù: sarete tradito perfino dai figli, dai parenti e dagli amici. L'era vissute queste cose. Quindi, primo grande insegnamento: quando ci sono grandi grazie, ci sono grandi croci. E nella Chiesa non si fa nessuna opera di Dio senza portare un grandissimo carico di dolore. D'accordo? Perché noi siamo discepoli di nostro Signore Gesù Cristo. E il nostro Signore Gesù Cristo sappiamo come ha compiuto la sua opera. Quindi questo è il primo grande insegnamento. Poi abbiamo avuto la grazia, non era secondo il programma, ma di fare immediatamente l'immersione appena arrivati al santuario. Cosa provvidenziale, perché altrimenti oggi pomeriggio non ci saremmo stati con i tempi. Ci saremmo persi una parte della testimonianza del simpaticissimo ma anche molto efficace Pietro, testimone oculare di tante cose. Ecco, abbiamo sentito che quelle piscine hanno fatto scatenare l'ira di mezzo inferno, insomma. Il diavolo non voleva che fosse fatta una cosa di questo genere, evidentemente non soltanto per impedire i benefici fisici. Guardate che il demonio è contento che ci siano malattie e che noi stiamo male, perché il diavolo odia noi membri della razza umana, quindi che uno guarisca da una malattia incurabile, lui lo manda in bestia, perché ci vuole vedere soffrire. Purtroppo questo essere è fatto così, non si può neanche compatire, si deve soltanto che disprezzare e combattere. Quindi non gli piace vedere malattie guarite, ma soprattutto non gli piace vedere persone che si riavvicinano a Dio attraverso la grazia. E le piscine, voi sapete, chi si accosta con fede, qualcuno mi chiedeva, no? Dice, ma io non mi sono ancora confessato e ho fatto il piscina lo stesso. Dico, attenzione, ecco, voi sapete che io sono sempre molto... Fare il bagno in piscina non è come farsi la comunione. Il bagno in piscina lo può fare anche una persona che non sta in grazia di Dio. Anche un grande peccatore. Anche a Lourdes succede questo qui. A Lourdes sapete che nelle acque si vanno a immergere gli indù. Perché per gli indù fare i bagni in queste acque che loro pensano benedette, lo sapete, lo fanno nel Gange, è una cosa... E nessuno gli dice non farti il bagno dentro l'acqua di Lourdes, perché anche un indù, anche se non è cattolico, cioè non pensiate che Dio all'indù non lo guarda. Madre Speranza ci ha insegnato che ogni essere umano è, Dio lo guarda come se fosse l'unico e lo ama come se fosse l'unico, non ogni cattolico, ok? Quindi è uno strumento, diciamo così, di accostamento efficace a Dio di una portata universale e potente, perché ha quell'acqua miracolosa, una grazia che misteriosamente si comunica, non soltanto per fare benefici al corpo, ma anche all'anima. Tenete sempre presente, se il diavolo si mette a fare il diavolo a quattro con qualcosa, state sicuri che quel qualcosa farà tanto bene a anime, a chiesa, a mondo, a politica, a tutti, d'accordo? Più fa il diavolo a quattro e più bisogna essere forti nel sostenere le fatiche per compiere quell'opera, perché vuol dire che quell'opera produrrà tantissimo bene. Beh, poi abbiamo sentito la testimonianza, testimone
oculare, che ci ha dato dei dettagli non indifferenti. Io vorrei sottolineare e portare l'attenzione su un tema molto importante e molto attuale, che è anche stata la straordinaria obbedienza di questa donna alla Chiesa. Riporto una cosa che abbiamo sentito: le piscine sono state fatte con tanta fatica e sono state chiuse per pronte all'uso, ma sono rimaste chiuse. Adesso, noi quando sentiamo le cose, perché bisogna mettersi nei panni, tu che avresti fatto se fossi stato al posto di Madre Spera? Tu vedevi Gesù, avete sentito Pietro, quella vedeva Gesù tutti i giorni, cioè ci parlava con Gesù esattamente come adesso voi state vedendo me, lo vedeva bellissimo. Era lui che gli aveva detto: chiama l'ingegnere Tizio, chiama l'ingegnere Caio, guarda che qui devi fare queste cose, troverai l'acqua, avete visto, poi usciva l'acqua sporca perché ci stanno i tubi. Il nostro Signore si è occupato veramente anche di ingegneria, prima l'ingegnere, insomma, no? Cioè, voi capite, cioè, mettetevi nei panni, cioè, dico, ma di che vogliamo parlare? A me queste cose me le ha dette il nostro Signore, tu non me le fai aprire perché c'è paura che la gente, capite? Ma cosa ha fatto lei? La Chiesa vuole essere prudente, il Papa mi dice aspetta, prima le fontane, poi le vasche non si possono aprire perché bisogna fare, vediamo, a destra, a sinistra e tutte le cose che abbiamo detto stamattina. Passo indietro. E il nostro Signore dice, io ho fatto quello che spetta a me, ma siccome non si possono fare le cose senza la Chiesa, o peggio, contro la Chiesa, il resto lo fai tu. E se nessuno gli dava l'autorizzazione ad aprire le piscine, state tranquille che le piscine non sarebbero state aperte. Qualcuno se ne sarebbe occupato dopo la morte di Madre Speranza. Questo deve essere non chiaro di più. Perché dopo che noi abbiamo fatto quello che spetta a noi, il resto dei problemi spetta al nostro Signore. Se al nostro Signore quel vescovo non gli piace perché non mi dà quello che odiava a Madrid Madre Speranza, e dopo morto ci abbiamo anche grandi esempi di carità, gli ha fatto dire un sacco di messe di suffragio, se il nostro Signore c'è qualche problema troverà il modo di toccare il cuore di quel vescovo, lo chiamerà a sé, ma quello è il vescovo, per cui se quello mi dà un ordine che me lo può dare canonicamente parlando, io gli obbedisco, anche se ce l'ha a morte con me, anche se so che quello che mi dice è il contrario di quello che mi ha detto il nostro Signore, quindi che lui in quella cosa non sta facendo quello che vuole Dio, ma non sono io a poter dire no. Guardate, questo è importantissimo a livello ecclesiale, questo non capita soltanto nelle grosse cose, capita anche nelle piccole cose, capita anche nella vita parrocchiale. Il parroco che ci abbiamo, io qui ho la mia nuova comunità, una rappresentanza dell'antica comunità, è il parroco che c'hai. Non è una cosa buona fare la guerra al parroco, buono o cattivo che sia. Perché se è cattivo gli fai la guerra, pure se c'hai ragione, il nostro Signore ti darà torto. E se è buono gli fai la guerra, ti dà torto e ti fa pure passare i guai poi. Capito? Quello che è, te lo prendi così com'è. Punto e basta. Obbedisci, stai in comunione, se c'è qualcosa che non va, preghi. Delicatamente glielo dici e poi il discorso è finito. Cioè, nella Chiesa Cattolica si campa così, questo vale proprio per me la stessa cosa. Cioè, sapete che noi in preti abbiamo i vescovi, che hanno un contatto stretto e diretto. Non è che se il vescovo mi sta simpatico o mi sta antipatico, il vescovo è il vescovo, punto e basta. Bravo, cattivo, preparato, non preparato, colto, non colto, simpatico, antipatico, quello che è il vescovo, è il Papa. Basta, capite? Quando noi sentiamo... Tutti i santi hanno fatto così, tutti, nessuno escluso. E se non avessero fatto così, sicuramente beatificati e canonizzati non ci diventano. D'accordo? Poi certamente soltanto Dio giudica, ma nessun santo si è mai, come dire, messo a fare il diavolo a quattro e a gli scontri frontali contro l'autorità ecclesiastica. Ha passato i guai, si è tenuto l'infamia, si è tenuta la persecuzione. Avete sentito che era passato questa qui? A un certo punto gli hanno detto non soltanto che non era più superiore, che doveva togliersi l'abito e diventare una laica. Capite? Una che era stata stigmatizzata. Cioè, noi dobbiamo cercare di entrare in queste dinamiche, di metterci per quanto possibile nei panni, capite? Cioè, dice, ma io ho le stigmate, ma che vuoi? Ma vuoi far togliere l'abito religioso a me?
ma non l'ha detta una cosa del genere, capite? Non l'ha detta. Ecco, questo è l'ultimo, cioè ce ne sarebbero molti altri, mo faccio come Pietro, ma l'omelia chiaramente la concludiamo, però è un altro grande insegnamento che ci portiamo dietro. Quindi è stata un'esperienza molto edificante. Non ultimo, penso che lo viviamo anche oggi, anche in momenti di fraternità e di comunione. Abbiamo festeggiato insieme il compleanno di una nostra sorella, insomma, queste sono cose non accidentali, perché noi facciamo un pellegrinaggio come una piccola porzione di chiesa, come una piccola comunità, anche se qualcuno di noi forse non conosce bene gli altri, ma in questi contesti si crea immediatamente una comunione che è data dalla nostra stessa fede e che va vissuta bene e che è una cosa bella, perché il Signore vorrebbe che la chiesa fosse una cosa bella. Siamo noi che purtroppo con i nostri peccati a volte la facciamo diventare un po' meno bella, ma c'è un salmo che dice: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Io lo dico sempre ai miei parrocchiani antichi e nuovi, ci stanno persone che sia dalle mie vecchie comunità che dalle nuove non si sono mai fatti vivere un pellegrinaggio. Io non gli ho mai detto né li ho mai rimproverati, perché siamo liberi e nessuno può essere obbligato a nulla, però a mio avviso ti perdi qualche cosa di bello. Nella vita bisogna avere sempre, io penso, il coraggio di dire: e fammi andare una volta, una, vedo, poi se non mi piace ce la do più, ma una, capite? Non avere mai delle forme di chiusure a priori, capite? Nei confronti delle cose, delle iniziative anche molto semplici come può essere questa, perché non è un comportamento saggio, non è una cosa buona, è capace che ti vai a perdere un sacco di grazie. E Teresa Persio prima scherzando dice: ti sei fatto il bagno? Io di tutte, io dovunque ci stanno grazie, me lo pio tutte, capite? Cioè, non è che perché se una grazia mi arriva io me la acchiappo intanto, perché non me la faccio, cerco di non farmele sfuggire, perché le grazie sono grazie. Ecco, quindi è grande saggezza quando arrivano le grazie. Le grazie non so come quando piove bisogna aprire l'ombrello, ma quando arrivano le grazie l'ombrello bisogna chiuderlo, bisogna mettersi sotto l'acqua e bagnasse come pulcini, non fa se ne scappa manco una goccia, al contrario. Ecco, questo è un atteggiamento ispirato a sapienza. Bene, raccogliamo tutte queste cose, portiamo sull'altare tutte le nostre intenzioni, ringraziamo il Signore per questo giorno, preghiamo anche che Madre Speranza possa presto fare l'ultimo step, quindi essere dichiarata proprio santa, canonizzata, ma ci avviso sicuramente lo sarà, e neanche in tempi troppo lunghi. E ringraziamo Maria Santissima anche per tutto quello che in questo giorno le ha dedicato, ci ha fatto vivere, supplicandola che tutto quello che abbiamo ricevuto lo possiamo, come lei, conservare e custodire nel cuore e far fruttificare grandemente, che possa beneficiarne la nostra anima e possano anche beneficiarne le persone con cui, tornati a casa, nei nostri ambienti, nelle nostre comunità, staremo quotidianamente a contatto. Siano lodati Gesù e Maria.